Ringraziamo ancora il colonnello Ferrara e tutta l'Aeronautica Militare di Trapani che ci ha dato questa opportunità. Bella perché possiamo iniziare questo screening importante e quindi prevenire che possa avvenire una patologia come l'ictus cerebrale, credo che sia una cosa assolutamente importante. Ma doppiamente bella perché è la collaborazione di diverse istituzioni che raggiungono l'obiettivo di stare insieme, di fare rete per oggi per questo obiettivo. Domani anche noi vorremmo entrare nelle altre istituzioni per cercare di portare una medicina attiva, cioè una medicina che serve non solo per curare quando già c'è la malattia, ma prevenirla. E oggi, l'esempio di oggi è l'esempio lampante, come noi vogliamo assolutamente intervenire perché le persone anziane hanno meno malattie possono vivere la loro vecchiaia, tra virgolette, in buona salute. E questo è il nostro obiettivo. Colonnello, le forze armate che sono vicine alla gente non solo perché ci danno sicurezza, ma abbiamo capito anche che lo sono in altre attività. Voi come aeronautica militare avete già fatto altre operazioni di questo genere con la distribuzione di alimenti, di assistenza e quant'altro. Oggi intervenite anche sul mondo della salute con questi apparecchi che voi avete donato all'ASP, che sono gli apparecchi che sostanzialmente nella prevenzione salvavita sono utilissimi. Sì, diciamo che come al 37esimo stormo dell'aeronautica militare, quando abbiamo ideato e pensato di svolgere questo grande evento di solidarietà e di beneficenza nella provincia di Trapani, per la provincia di Trapani, ne ho parlato col dottor Bavetta, il quale ha accolto questa iniziativa con grandissimo entusiasmo e mi ha parlato di questa campagna di prevenzione delle malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, quindi l'infarto e l'ictus, che hanno un'altissima incidenza sulla popolazione. E quindi noi oggi con questa donazione di 18 holter non abbiamo fatto altro che dare avvio a questa campagna di sensibilizzazione per fare in modo che appunto con questi strumenti i medici di base possano attuare quelle operazioni di monitoraggio che sono utili ad evitare l'insorgere delle malattie. Questa iniziativa si colloca nell'alveo appunto delle altre iniziative che abbiamo fatto, ricordo la donazione dei defibrillatori ad alcune scuole superiori della provincia di Trapani, qualche settimana fa sempre col dottor Bavetta ed altri esponenti del mondo della sanità abbiamo donato anche delle collette pediatriche all'ospedale di Mazara. Cerchiamo appunto di trasmettere un segnale positivo che le istituzioni, quando lavorano insieme in maniera integrata e sinergica, pensano, si rivolgono soprattutto all'interesse e al benessere della collettività.